Consapevolezza è un sapere con, un sapere che non mi do da solo, ma che costruisco con qualcuno, come lo sguardo di un Dio amante. Consapevolezza, capire chi sei e che dono sei per gli altri, non è una realtà che può riguardare i pantofolai e nemmeno coloro che amano sdraiarsi su morbidi divani davanti a camini accesi. La consapevolezza non riguarda i camini, ma riguarda il cammino, i cammini. Per scoprire chi sei, hai bisogno di metterti in viaggio, di scoprirti innanzitutto un nomade di Dio che non ha paura del vento che gli ferisce la pelle mentre cammina. Quanta fiducia ci viene consegnata gratuitamente. Una misura illimitata d'affidamento che oltrepassa le nostre aspettative, che supera i nostri parametri e ci indica che troppo spesso ci svalutiamo. Mentre Dio va oltre, non teme, regala fiducia a oltranza. E mentre cammini hai bisogno di essere leggero, di sapere cosa porti con te nello zaino, di cosa ti può servire e di cosa devi buttare via per poter proseguire nel tuo cammino. Ti bastano poche cose, sai, nello zaino. Le parole e la parola. Un pezzo di pane per toglierti la fame mentre lo condividi e lo spezzi con un altro. Un balsamo di nardo profumato per dare odore al tuo andare. E infine una luce, una lampada, per oscurare anche le tue notti più buie. E non aver paura se durante il cammino incontrerai un vadino, una vanga. Prendilo e comincia a scavare. Non aver paura della terra, anche se è bassa. Una terra che a volte potrà essere ostile o una terra amica. E non spaventarti se incontrerai anche del fango, quello che vorresti evitare per non sporcarti. Ma è proprio lì, nel tuo fango, che tu potrai trovare la tua perla preziosa, chi sei e cosa puoi donare agli altri. È sempre così. Dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori. La vera umiltà è comprendere nella nostra semplicità che tutte le generazioni ci chiameranno beati, che il futuro ci guarda con occhi incantati, che i figli dei nostri figli potranno scorgere in noi la bellezza assordante delle loro radici.